Uno dei luoghi di culto più importanti e suggestivi della Valnerina, legato al movimento eremitico che colonizzò questa valle fin dalle origini del cristianesimo, si trova nel territorio di Ferentillo e più precisamente sulle balze del Monte Berretta che precipitano in maniera vertiginosa nel fosso del Castellone. Lo senti Ettore, Castello Nardo ero, ma non ci sto più stato giù. Lì anni 24, 28 luglio 1924. E ecco, a luglio fu 95. Era il 29 settembre. E venivano giù dall'Armidoria a chiamare su sopra, da quelle case che avevano fatto la strada e venivano giù. Ci portavano delle cocomari, delle cose, lì festeggiavano forte la festa. Prima ci tenevano un po', sti antichi, le custodivano, le tenevano queste chiesette, ma tutto abbandonato, tutto rotto, tutto. Una tradizione orale raccolta a Monterivoso di Ferentillo narra che Sant'Egidio, per raggiungere il luogo dove edificò la chiesa, si fosse aperto un varco nella roccia chiamato Riculo, dove sarebbero ancora presenti i segni del pollice della mano sinistra e del palmo della mano destra. Ricordo con molto piacere, diciamo, queste prime esplorazioni che io venivo a fare qui in questa zona, ma sicuramente, insomma, è immaginabile che non ero il primo. Se pensiamo che questo posto è stato frequentato per, possiamo dire, anche per centinaia di anni, da quando all'epoca la gente sopravviveva con le greggi, con le bestie, con il legnatico, con il bosco. La sopravvivenza era legata strettamente al l'uso del territorio. Questa è una cosa importante e se ancora oggi noi possiamo osservare boschi di lecci, boschi di querce, possiamo ancora osservare l'acqua che scorre nel fondo del fosso, molte cose le dobbiamo alle generazioni che hanno saputo conservare a denti stretti queste zone. Una tradizione orale raccolta e consegnataci come preziosa reliquia parla di tre santi di nome Angelo, Egidio ed Antonio e fu raccontata a un abitante di Castellone Alto, ormai ultra ottantenne, dalla nonna.
Quest'ultima raccontava che i tre santi, dopo aver edificato una casa per monte, si prestavano la paletta del paiolo per mescolare la polenta. Alla domanda della piccola nipote su come avessero potuto fare tutto questo dal momento che le loro chiese erano collegate visivamente ma molto distanti tra loro, la nonna rispose: «Li santi, posso fa tutto». Ci troviamo a Sant'Egidio, un luogo di culto eremitico della Valnerina, anzi della Valle del Fosso di Castellone, un luogo che ormai è abbandonato da tutto e da tutti. Un vero peccato, perché qui abbiamo un binomio importantissimo, che è quello che unisce la natura alla storia. Sono i resti di una chiesa antica che noi possiamo vedere che è stata ristrutturata e ricostruita più volte, lo vediamo esternamente e internamente, con un'architettura semplice ma molto ricercata. C'è rimasto ben poco, qualche pezzo di affresco, e quel poco che è rimasto è la storia della cultura di questo territorio. L'eremo fu edificato in epoca romanica da maestranze qualificate in onore di un santo eremita venerabile, anche lui probabilmente di nome Egidio, la cui lunga barba bianca fino ai primi decenni dello scorso secolo si trovava all'interno del piccolo altare a sarcofago della chiesa. Di quest'ultimo è rimasta la mensa monolitica in scaglia rossa e la fenestella confessionis, in cui i pellegrini che salivano all'eremo il 1° settembre in occasione della festa inserivano la testa per essere sanati, chiedere grazie e perdono. Il piccolo asceterio si compone di 4 ambienti contigui. Il luogo di culto originario si trova dietro il presbiterio della chiesa. Appare come una grotta tamponata e voltata a tutto testo, all'interno della quale si può ancora notare un rudimentale altare sopra il quale è scavata una grande nicchia nella roccia. Queste che sono le radici e la memoria del nostro territorio devono essere salvaguardate. Per poter salvaguardare un monumento o qualsiasi cosa che è interessante a livello storico, ci deve essere alla base la conoscenza. Quindi più riusciamo a far conoscere questi luoghi a tutte le persone che verranno dopo di noi, e più ci sarà la possibilità di salvarle da questa morte sicura che comunque nessuno potrà impedire, perché questi luoghi ormai sono ameni e inaccessibili da parte di chiunque.